Sì, è sotto shock il sindaco, non rilascia nessuna dichiarazione E lei invece, perché lei come sta? io bene. Ma cos'è successo stamattina? So che c'era anche lei. Eh sì, per caso siamo venuti noi. Ma com'è andata? Come è andata? È andata che siamo andati sul luogo dove in spiaggia siamo andati da lontano con la macchina e abbiamo visto questo branco di 8 cani, tra cui due erano, mi sente? Sì, la sento. Due erano intenti che avevano qualcosa che da lontano non si distingueva e sei giravano come per perlustrare, per non far avvicinare nessuno. Poi è successo che mentre col sindaco guardavamo gli ho detto: sindaco, guarda che quella è una persona perché ha mosso un piede o una mano. E allora ci siamo armati di bastoni e abbiamo cercato di scendere sotto. E poi siete intervenuti con i bastoni e siete riusciti ad allontanare i cani? No, i cani sono riusciti ad allontanare noi perché ci sono venuti addosso, perché appena noi brandevamo i bastoni, loro facevano un passo indietro e tre avanti. Senta, ma la ragazza adesso come sta? La ragazza sta male, l'hanno portata con il soccorso a Catania. Era una maschera di sangue, aveva morsi in tutto il corpo, alcuni profondi. In faccia era tutta piena di sangue, non si distingueva. Solo lei ha detto, perché c'eravamo, poi sono scesi quelli del 118, e io ho detto: ma sembra morta. Invece, e lei ha detto: no, sono viva, per favore aiutatemi, sono Maria della Germania. E sicuramente è una turista che era andata a fare footing in spiaggia, difatti era in tuta, la tuta l'aveva strappata, gliel'avevano proprio abbassata, era proprio quello di dietro di fuori la ragazza, che non si distingueva in faccia, però dal fisico si vedeva che era una giovane di 25, massimo 30 anni, difatti hanno detto che c'ha 24 anni Senta, ma questa ragazza. capita spesso lì aggressioni di questo genere o solo in questi giorni, diciamo? No, è capitato anche l'anno scorso e c'è stata la segnalazione, difatti il giudice ha affidato i cani al proprietario che però non lo so, il giudice si è andato a fare un sopralluogo perché nel recinto dove li tenevano loro erano liberi di andare e venire come volevano, perciò queste sono già cose annunciate che non dovevano succedere. Poi Senta, ma l'altro adesso. ieri quello di 40 anni, il bambino. Ma adesso cosa sta succedendo? Cosa stanno Ora facendo? sta succedendo che sembra che hanno avuto, i carabinieri hanno avuto l'ordine di poterli abbattere i cani. Ora stanno facendo delle esche, stanno mettendo dei chili di carne per se si avvicinano e li abbattono. Perché Senta. erano in otto, erano i cani.